Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Dopo il successo dello scorso video di questa tipologia, eccoci di nuovo a parlare di ciò che sarebbe potuto succedere nel mondo Pokémon se determinati avvenimenti avessero preso delle strade completamente diverse. Se volete altri video di questo genere, mi raccomando lasciate un bel mi piace e consigliatemi nei commenti altri temi di cui trattare in futuro. Detto ciò, iniziamo subito. Cosa sarebbe successo se Gekis avesse ottenuto il controllo di Unimap? Il boss del Team Plasma infatti ha sfiorato una conquista che avrebbe potuto totalmente sovvertire le regole della regione. Ma il suo potere sarebbe stato così saldo e soprattutto sarebbe potuto arrivare a governare Unima? Analizziamo meglio la situazione. L'obiettivo di Gekis può essere considerato in un certo senso duplice. L'ambizione, spacciata per veritiera, è infatti quella di liberare i Pokémon dalla crudeltà dei loro allenatori e creare un mondo migliore, ma la realtà dei fatti è totalmente opposta. Il boss del Team Plasma vuole avere il controllo totale della regione e per farlo è disposto ad utilizzare quelle stesse creature delle quali predica la liberazione, ossia i Pokémon. Egli infatti disprezza questi esseri, li considera creature infime, utili solo per i suoi scopi. Ed è in questo punto che Gekis commetterà poi un errore fatale. Ora, la fittizia storia della liberazione dei Pokémon serve non solo per raccogliere numerosi seguaci tra la gente comune, ma anche per mettersi in un certo senso dalla parte del giusto e quindi convincere le persone. In particolare, il suo piano si basa su un ragazzo, N. Quest'ultimo, allevato dallo stesso Gekis, viene cresciuto in mezzo a Pokémon maltrattati dai loro vecchi allenatori e, di conseguenza, sviluppa un odio verso il genere umano che lo portano alla convinzione che questo sia così malvagio da abusare di quelle creature che il finto padre gli presenta. Così facendo, non può che abbracciare quella maschera di ideali di cui Gekis si riveste e, di conseguenza, diventare letteralmente l'oggetto tramite il quale quest'ultimo avrebbe cercato di ottenere il potere. Difatti N è un ragazzo dal cuore puro, ingenuo e alla ricerca di ideali e verità, descrizione che corrisponde perfettamente a quella dell'eroe di Unima. Gekis è convinto che N riuscirà a risvegliare il Pokémon leggendario della regione e, tramite il suo potere, instaurare il regime da lui ideato. Ma qui si presentano due errori che rendono il suo piano un fallimento a priori. Uno, già citato, è il sottovalutare il Pokémon leggendario stesso, in linea con la sua opinione su queste creature, ovviamente. Di certo, Zekrom o Reshiram non rimarrebbero a guardare N diventare un burattino nelle mani del padrino. Essi sono legati agli ideali del ragazzo e non di Gekis, ed a priori interverrebbero a fermare il capo del Team Plasma. Il secondo errore è invece pensare che N sia pronto per tale missione. Questo ragazzo non ha mai messo piede fuori dal castello del padre e, inevitabilmente, dopo averlo fatto si scontra con una realtà totalmente diversa, perde le sue certezze, i suoi pilastri crollano nel vedere il personaggio giocante che, forte del suo amore per i propri Pokémon, obbligherà moralmente N ad affrontarlo in una battaglia per vedere se le sue convinzioni sono davvero salde, perdendo poi sia la battaglia che quest'ultime. In buona sostanza, Gekis, dall'alto della sua superbia, pretende di poter controllare a bacchetta N e quindi il Pokémon leggendario, sopravvalutandosi e sottovalutando l'enorme potere che il figliastro detiene. Ponendo però caso che le affermazioni già fatte si rivelassero errate, basti pensare che buonissima parte delle reclute e dei saggi sono favorevoli ad N, come altrettanti lo sono a Gekis, evidenziando come all'interno dell'organizzazione stessa non si sappia con certezza chi comandi. Se il boss effettivo del Team Plasma avesse preso il controllo, si sarebbe trovato con metà delle reclute in rivolta, i saggi in lotta tra di loro e avrebbe dovuto comunque affrontare varie difficoltà logistiche nel mantenere il potere, come per esempio rimuovere i Pokémon ad ogni allenatore. Gekis lo dà per scontato, ma di fatto non lo è. Come se non bastasse, poi Unima è una regione sì isolata, ma allo stesso tempo non così tanto. Se la notizia si fosse sparsa e conoscendo il buonismo del mondo Pokémon, molti allenatori si sarebbero catapultati in aiuto della popolazione, prima tra tutti Camilla, che ad Unima possiede addirittura una casa. In parole povere, Gekis non ha calcolato troppi fattori dandoli per scontati e, qualora fosse riuscito in un qualche modo a ottenere il potere, questo sarebbe durato per pochissimo tempo, senza causare particolari cambiamenti alla regione.
Bene ragazzi, il video può dichiararsi concluso. Io spero che la mia analisi vi sia piaciuta. Se non è così, vi invito a scrivere la vostra nei commenti o a fare comunque delle osservazioni, che sono sempre ben gradite. In ogni caso, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace e un'iscrizione al canale, se ovviamente non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate anche dei social in descrizione e premete la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui feed del canale. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.